Bentrovati da Giovanni Pimpinelli, è iniziato il primo scatto al centro di questa partita tra Italia e Cina. Italia rimane un po' in svantaggio e il pallone conquistato, forse no, forse sì, Italia, possesso azzurro anche se la squadra di Fabio Conti è in calottina bianca quest'oggi giocando in casa qui al Palais nel Marco Galli, questa amichevole tra Italia e Cina, Di Mario e il pallone, finta diverse volte, poi per Radicchi, Radicchi guarda la porta, ancora Federica Radicchi, non sa che fare, tiene troppo il pallone, forse tirerà adesso, c'è l'espulsione, uomo in più per il 7 rosa, deve andare nel pozzetto Niu espulsa, palla che passa dall'esterno dove c'è Motta, Di Mario, Tania Di Mario il capitano della squadra azzurra, Radicchi, poi si va dalla mancina Emmolo, Giulia Emmolo, ancora la Di Mario, forse tira, ha fatto finta, palo, palo di Tania Di Mario, conclusione che si è spenta sul legno, tra poco vi darò anche le formazioni delle due squadre, Cina che gioca in questa fase con Wang Xin, passa verso Niu che è stata espulsa nell'azione precedente, guarda la porta, passa poi il pallone alla mancina, ancora Niu, Di Mario strepitosa nel capire prima l'atteggiamento dell'avversaria, era Lin Lin la giocatrice che aveva tentato il passaggio verso Niu, Lin di nome, Lin di cognome, grande fantasia in famiglia, Radicchi, Di Mario, all'arco c'è Emmolo che ha chiesto il pallone, fallo semplice sul capitano del 7 rosa, Radicchi, Di Mario, sono sempre loro che si scambiano il pallone. Poi Bianconi, Roberta, Bianconi, 1-0, quando è trascorso un minuto e mezzo dall'inizio della partita. 7 rose in vantaggio, vediamo questa un'amichevole importante per il commissario tecnico Fabio Conti che sta provando gli schemi in vista degli europei di Budapest che avranno inizio il 16 di luglio, esordio contro la Francia, poi più tardi magari parleremo anche del raggruppamento che è molto difficile per la formazione italiana. Fallo semplice su Lin, poi ancora Wang Jin, gira posizione 2 dove c'è Song Dong. Song Dong guarda la zona opposta rispetto a quella dove è. Cina che è partita un po' contratta, non sa bene cosa fare, le idee sono un po' torbide. Nella formazione allenatore della Cina, Roberto Azevedo. I vede bene. La squadra di Roberto Azevedo, il popolare Rick Azevedo, Di Mario. Di Mario Bianconi fa due finte, il tiro para, Peng. Lin Peng ha parato la conclusione scagliata da Roberta Bianconi, la giocatrice del Rapallo che è nata a Rapallo nell'89. Ed è stata sempre in Liguria, ha tirato ma centralmente, non è riuscita a scalfire la porta difesa da Peng. Song Dong, poi c'è Wang Xin e il pallone che finisce sul fondo. Conclusione doverosa quella di Wang Xin, il nome completo è Xin Yan Wang. Guardate, facciamo un po' di confusione con i nomi, soprattutto della formazione con gli occhi a mandorla. Emmolo, Di Mario vorrebbe il pallone ma non arriva, arriva adesso con ritardo, Emmolo chiede scusa, Tania in mezzo, forse c'è il rigore ma appena lasciato il pallone fra Sinetti c'è stato il recupero di Xin Wang, da non confondere con l'altro numero 12 che si chiama Shivan. E no, ce l'ha solo lei Wang, per cui può essere chiamata col solo cognome, sono anche degli sciogli lingua all'interno dei nomi della formazione col costume giallo e rosso. Xin Wang sul fondo, pallone che finisce a via Lombardia, pallone che adesso è tornato in gioco grazie a Giulia Corlero,
e poi c'è la controfuga di Cotti. Cotti va nel portale, Alexandra Cotti 2-0 subito da doppio italiano. Ha segnato la giocatrice nativa di San Giovanni in Persiceto, che ha fatto parte della squadra nazionale che nel 2012 ha vinto gli europei che si sono svolti nel mese di gennaio di quell'anno a Eindhoven in Olanda. Giocatrice del Rapallo, classe 88, Alexandra Cotti. 2-0. Cina che non sta proprio impressionando questo inizio di gara. Cotti stava per rubare il pallone a Wang, colleghe di numero, entrando indossano il numero 11. Poi c'è la mancina dall'altra parte, espulsione, uomo in più per la Cina. Incredibile, occasione sprecata da Sun che era tutta sola davanti alla porta, ha passato il pallone alla compagna. Poi Niu passa la palla a Chen, ancora per la mancina dall'altra parte, purtroppo non riesco a vedere il numero. Chen, il tiro deviato da Tania Di Mario. È stata la giocatrice Lin Lin a tentare la conclusione, anzi scusate, Niu che stava giocando all'esterno. Italia che può andare in attacco per cercare il terzo gol di questa partita. Fallo su Silvia Motta, una delle bomber di questa formazione azzurra. Garibotti ha cambiato qualcosa, Fabio Conti dopo il secondo gol segnato da Cotti. Il tiro sul fondo, bel tiro di Queirolo, ma la giocatrice che poche volte tenta il tiro solitamente nelle gare sia in nazionale che con il club. Lei gioca con il Rapallo se non ricordo male, giocatrice rapallina. E poi c'è ancora l'azione cinese con Chen, si va dalla mancina che Van Shivan para, c'è l'uscita di Giulia Corlero, ha parato il portiere dell'Imperia che quest'anno ha vinto lo scudetto in finale contro l'Orizzonte Catania. Non si avvede del pallone Queirolo, ancora Elisa che si ferma a fallo semplice. Poi il passaggio per Aiello, Rosario Aiello traversa dopo la deviazione, rigore per l'Italia. Il fallo di Willy Chen su Silvia Motta, la giocatrice che gioca con il Firenze, ha tentato l'incursione ed è andata bene. Sarà Garibotti contro Peng. Pala Peng, ancora Garibotti, le scivola la palla perché c'è stato il tocco, credo sia stata Willy Chen a deviare. Willy Chen ha deviato il tentativo sul nascere. Cina in attacco con Van che adesso gioca in posizione 2. Niu, Wang, il tiro para facilmente Corlero. C'è una controfuga, possibile 2 contro 1 con Rosario Aiello. Aiello può andare in porta. Aiello può andare in porta. Si allarga un pochino troppo, il tiro para Peng. Peng evita anche il tiro d'angolo. Buonissima prestazione di Lin Peng fino ad ora. E time out richiesto da Riccardo Azevedo. Dopo una partita che è iniziata subito col botto. Iniziata subito col botto, possiamo darvi le formazioni. Cina che gioca con Peng, Mei, Jai, Chen, Niu, Sun, Song, Lu, Lin, Tian, Wang, Van, Yang, Yan, Xiong. Chiedo scusa agli immigrati cinesi presenti a Civitavecchia se ho sbagliato qualche pronuncia, ma l'ho dovuto improvvisare. L'Italia invece gioca con Gorlero, Radicchi, Garibotti, Queirolo, Motta, Aiello, Di Mario, Bianconi, Emolo, Palmieri, Cotti, Frassinetti, Teani, Barzon, Giachi. Giachi è la più giovane giocatrice, anzi non, forse non è la più giovane, comunque è una delle nuove che sono state integrate nel gruppo del Sette Rosa. La giocatrice del Firenze, dell'NGM Firenze, la squadra, se non ricordo male, di Andrea Sallaroli. Sta riprendendo il gioco. Siccome un'amichevole, le squadre hanno potuto mettere a referto ben 15 giocatrici, non è una partita ufficiale, nonostante la presenza costante della RAI che sta documentando la partita in diretta e noi in differita. Passaggio all'esterno, poi si va ancora a posizione 2,
C'è l'uscita, fallo in attacco. È stata Jai a fare fallo. Possesso che torna italiano. Espulsione, deve andare nel pozzetto Mei. Xiao Han Mei, o forse Mei, credo che si chiami. Time out richiesto da Fabio Conti, il commissario tecnico del Sette Rosa. Siamo ancora abbacchiati, delusi per la sconfitta cocente giunta quanto sarà? Tre quarti d'ora fa. È finita la partita tra Enel SNC e Visnova, gara 3 della finale playoff di Serie A2. La squadra di Cristiano Ciocchetti si è imposta su quella di Marco Pagliarini per 8-6. Non c'è stato molto equilibrio nella gara, nonostante il punteggio dica solo che ci sono due gol di differenza tra le due formazioni. Prestazione deludente della formazione rosso celeste, che non ha giocato come al suo solito. Il lavoro, peccato, peccato, è la legge dei playoff. 26 partite giocate in maniera esemplare, benissimo, sono state buttate in un'ora, brutta, ma sempre un'ora è durata. Sta riprendendo il gioco Giulia Corlero, è pronta, e tra l'altro se anche una sorella che gioca a pallanuoto, gioca sempre con l'Impedia, di nome Gloria, che però non fa parte del gruppo della nazionale. Motta, Silvia Motta, Bianconi, si va all'esterno dove c'è ancora palla a Queirolo, scivola il pallone a Motta, forse tira Motta, non c'è nessuno che si propone, gira dalla Bianconi, Bianconi finta, si va da Elisa Queirolo, Silvia Motta, Silvia Motta, Bianconi, Bianconi c'è solo dall'altra parte, il tiro traversa clamorosa di Garibotti. Un'altra occasione sprecata da Arianna Garibotti dopo il rigore mangiato precedentemente che fu parato da Peng. 1-10 sul cronometro, la Cina può attaccare, le giocatrici in calottina blu. Fallo in attacco, si è un pochino sporta troppo Sun, che ha fatto a sportellate con, credo sia stata Garibotti a subire il fallo di Ya Ting Sun. Bianconi si prende lei tutti i palloni possibili, Bianconi guarda la porta, poi lascia andare, ci sono ancora 15 secondi da giocare nel possesso il tiro sul fondo, bella conclusione di Silvia Motta, ha tentato il tiro a sorpresa ma non ha ingannato la resistenza della difesa della Cina, perché il tiro è finito sul fondo. 40 secondi in questo primo tempo di gioco, Song mira la porta, fa 3-4 finte, passerà il pallone, non la vedo convinta. Poi c'è Yang, anzi Palombella, il tiro è stato in realtà di Lu. Yiwen Lu ha tirato, conclusione tranquilla, quella parata da Giulio Corlero. Il lancio lungo della giocatrice, bel cross praticamente verso Queirolo, forse va in porta, deve abbandonare le sue ambizioni perché c'è il fallo di Wang. Silvia Motta guarda la porta, forse passa Bianconi, tiro traversa, forse incrocia i pali e poi Wang si va a conquistare questo rimbalzo difensivo. È terminato il primo tempo, Italia 2 Cina 0. È ripreso il gioco, secondo tempo tra Cotti da una parte, ma il possesso viene conquistato dalla Cina con Niu. Guanan Niu ha conquistato il pallone per la formazione asiatica con gli occhi a mandorla. Mei, Xiao Han Mei, spero di aver preso la pronuncia, forse la più difficile di tutto il 15 cinese. Si gioca ancora dalla stessa Mei. Song sul fondo, conclusione potente ma non precisa per Song. Ci sono anche gli arbitri, sono entrambi romani, ma arbitrano spesso in A1 e non li abbiamo visti a Civecchia. Di Mario va in porta, Di Mario va in porta facile. Tania, palo! Che occasione sprecata da Tania Di Mario. Che occasione sprecata, velocissima, ma poi non è riuscita a colpire la porta della formazione dal costume giallo-rosso. Mei, Song che si trova bene in posizione di interno sinistro, cerca ancora Mei, passaggio corto verso Niu. Mei, Cina che non va mai in avanti, va sempre di... e poi buttano il pallone come se fossero in
in difesa. E poi ancora la formazione italiana che va a battere Bianconi. Il fallo su Di Mario, Bianconi. C'è ancora l'intervento di Wang. Cotti, Bianconi, forse tenta la conclusione. Cotti, Alexandra Cotti. Forse si avvicina alla porta. Il rigore, c'è l'espulsione. Uomo in più per l'Italia. Deve andare nel pozzetto Omei. Tagna Di Mario, Bianconi. Poi Radicchi che è rientrata in acqua. Emmolo, Di Mario. Di Mario viene bloccata dalle giocatrici avversarie. Emmolo, Di Mario, Bianconi si propone, ma no. Tania Di Mario, 3-0. Terzo gol azzurro con la giocatrice più esperta, il capitano di questa squadra, con lei che ha vinto, l'unica del gruppo azzurro ad aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Lei che è anche il capitano dell'Orizzonte di Catania, squadra che ha vinto un sacco di trofei, ad elencarli tutti ci vorrebbe un intero time out. Mei, Song, Donglun Song, passaggio al centro dove prova a liberarsi Jai, ma c'è il fallo in attacco, forse fallo, c'è stato un intervento. Intervento. Ancora l'Italia che attacca con Tania Di Mario. Poi si va da Alexandra Cotti. Il tiro. C'è stata quasi una papera da parte del portiere Peng. Che è intervenuta come poteva sul pallone. Poi ancora l'azione della nazionale cinese che va in attacco. Song. Mei non gioca sempre in difesa, non attacca praticamente mai. Song, Donglun Song, tiro, pallone che è passato di poco vicino alla porta, difesa da Giulia Corlero. Tania Di Mario nuota nettamente più veloce di tutte, c'è in mezzo Frassinetti, può andare in porta, Frassinetti può andare in porta, tiro, Teresa Frassinetti, 4-0. Cina inesistente in attacco, Italia che colpisce contro fuga. 4:58 per quel che concerne il secondo tempo, scusate. E gli arbitri sono entrambi romani, arbitrano molto spesso in A1, per cui ultimamente non siamo soliti vederli a Civitavecchia. Stefano Riccitelli e Alessandro Severo. Tra l'altro, se non ricordo male, Stefano Riccitelli come primo mestiere fa il vigile urbano nella capitale. Sì. Chiediamo anche l'aiuto a signora. Mi ricordo il nome. Rita. Marcozzi, quella di. Chiesto aiuto qui alla collaboratrice della Federazione Italiana Nuoto, Rita Marcozzi, che mi ha dato una mano per quanto riguarda il nome degli arbitri. Occhio a Wang. Poi c'è Lu che è entrata, ha giocato poco Lu. Wang prova il tiro, Corlero, parata pericolosa di Giulia Corlero, pallone che era rimasto nella zona centrale dell'area di rigore cinese. C'è il fallo semplice su Emmolo, c'è stato uno scontro a fuoco con Yi Wenlu. Radicchi, Emmolo, ma il portiere si tiene la porta, forse c'è la rigore, incredibile, la porta si è abbassata di tanto, la porta è pazzesca. Peng si è attaccata al palo, si è visto chiaramente, non credo si arrabbieranno i cinesi che stanno guardando questa partita. Song, Wang, poi ancora Lu che guarda la porta, va in mezzo dove c'è Yan che è entrato adesso. Espulsione di Silvia Motta che va nel pozzetto. Wang va a largo dove c'è la mancina e non mi ricordo mai il nome, fa tre finte Lu. Song,
le due finte di Van, due finte di Van, poi Lu, il tiro, palo e testa di Emolo, ma la palla per fortuna è finita fuori. È stato in realtà Song a tirare, chiedo scusa per l'errore. Time out richiesto da Fabio Conti, un uomo che a volerlo sottilizzare, a volerlo ridurre in una parola, sarebbe sicuramente Gavetta, perché il tecnico della nazionale italiana ha cominciato ormai tantissimi anni fa allenando i Castelli Romani, poi è passato al Bracciano fondando praticamente la Pallanuoto a Bracciano, dove non sapevano neanche cosa fosse, poi ha spostato l'attività del Bracciano a Roma, con cui ha ottenuto due vittorie in Coppa Len, dove tra l'altro un anno giocava anche la Civitavecchiese Venere Tortora. Poi quando è arrivato in nazionale, no, a parte che ha ottenuto promozioni in tutte le categorie dalla Serie B alla Serie A1, a parte questo, poi l'oro agli europei e agli europei di Eindhoven nel 2012, come abbiamo detto prima, e l'argento agli europei giovanili che si sono svolti a Napoli credo nel 2008, se non vado errato. Questo è Fabio Conti, il time out è terminato, Gorlero fa iniziare le attività, Queirolo, ecco il difensore che sta a giocare dovunque, la timidissima Queirolo passa il pallone a Giachi, che è entrata adesso, la giovanissima classe 91 del Firenze. Il fallo su Queirolo, ha mischiato le carte Fabio Conti. Giachi, fallo semplice di Ivan. Queirolo forse tira, non ci sono alternative, fallo in attacco di Silvia Motta. Anzi, chiedo scusa, ho scambiato il numero, in realtà è Rosario Aiello, infatti mi sembrava strano perché Motta molto difficilmente gioca al centro, Aiello è più propensa ad andare in profondità. Jan Wang gioca dietro, in posizione 3, quella di perno, quella di marcatore. Wang, il tiro deviato molto facilmente da Garibotti, espulsione, deve andare Tian nel pozzetto, è sicuramente la prima espulsione per lei visto che ha giocato pochissimo. Motta in porta, va dietro da Queirolo potrebbe tirare, però niente, si va all'esterno dove c'è Aiello. Queirolo, poi ancora Garibotti, forse tira, non era Aiello, sbagliato, Aiello in mezzo, poi Garibotti, Aiello stavolta attraversa, ho portato bene a Rosario Aiello, credo venga chiamata come soprannome Rosi, se non vado errato, la giocatrice, l'orgoglio di Gravina di Catania, che gioca con la formazione dell'Orizzonte. Wang, Xin Yan Wang, ancora lei dopo che ha scambiato con la compagna Yan, finta, va in mezzo al centroboa, niente, posizioni centroboa, non hanno combinato nulla le giocatrici cinesi, purtroppo va detto, non c'è stata nemmeno un'iniziativa dal perimetro. Motta voglia di andare in porta, occhio a Giachi che poi viene coperta dalla difesa cinese. Queirolo deve andare nel pozzetto, Lu, Queirolo, Giachi, Queirolo fa l'entrata e va a posizione di esterno sinistro. Motta, Queirolo, Elisa Queirolo, poi Arianna Garibotti, Queirolo dopo il passaggio di Motta, Garibotti, Motta, forse Giachi tira, no, si va ancora da Garibotti, in mezzo il tiro e Valeria Palmieri, 5-0, ancora la Cina che ha qualche problema in difesa, 5-0 per l'Italia, partita parecchio diversa da quello che ci attendavamo, infatti mi ero accorto che le due o tre giocatrici storiche del comparto cinese della squadra di Riccardo Acevedo non sono presenti in distinta. Riccardo Acevedo, se gli chiedete di che nazionalità sei, lui risponde un po' americano, un po' brasiliano, però adesso sto in Cina, è un po' vago come situazione. Il fallo su Van,
poi Lu che potrebbe tentare il tiro in mezzo a conclusione, la parata di Corlero sul tiro di May. Ancora l'Italia in attacco, 48 secondi, sta per terminare il secondo tempo. Corlero, Garibotti forse ancora contro fuga, in realtà i cinesi bloccano le iniziative italiane. Motta, Silvia Motta, Garibotti, il fallo su Arianna, Quirolo fa due finte, Garibotti, non c'è nessuno che si muove, bisogna tirare da fuori, Garibotti in mezzo dove si libera Palmieri, rigore per l'Italia. Ottima azione di Garibotti, a cui vanno fatti i complimenti per il passaggio filtrante preciso al millimetro, e ha fatto bene anche Valeria Palmieri a farsi trovare pronta all'ultimo secondo di azione. 5-0, partita da tanto a poco fino a questa fase, e Quirolo va a battere, non me l'aspettavo. Quirolo contro Peng, vediamo se Peng parerà ancora un rigore dopo quello di prima. Palo, ancora un rigore sbagliato dall'Italia con Elisa Quirolo. Time out richiesto da Riccardo Azevedo. Peccato per i tiri dai 5 metri. Italia sfortunata come l'NSNC dalla massima punizione per quel che riguarda il tiro. Non è la massima punizione in generale, perché in realtà nella pallanuoto c'è la brutalità, situazione in cui la squadra avversaria gioca per 4 minuti con un uomo in meno e si riparte da un rigore per la formazione che ha conquistato dalla formazione che era in attacco. C'è stato qualcosa in giuria, perché tramite la giuria sembra che sia terminato il secondo tempo, ma a me non risulta. Ci sono infatti 21 secondi da giocare e le giocatrici in calottina blu possono tornare ad attaccare. Azevedo un pochino sconsolato in panchina, forse sapeva di come sarebbe andato il match, ma forse si aspettava di più dalle sue. Conti è tranquillo, sta guardando la partita e giostra la situazione col pilota automatico. Fallo semplice un po' energico su Van di Motta, poi il recupero buonissimo, in realtà era Giacchi, scusate, il recupero buonissimo di Garibotti. 8 7 6, Garibotti ancora al pallone, 4 3, deve tirare Garibotti, passato a Palmieri, non ha guardato il cronometro, tiro di Palmieri deviato dalla difesa cinese. Italia 4 Cina, Italia 5 Cina 0. Di Mario contro Chen, e questo lo scatta al centro per il terzo tempo. Di Mario è nettamente in vantaggio e arriva un metro prima rispetto a Chen, una giocatrice che ha 35 anni, riesce ad avere la meglio su una giovane. Questo spiega un po' la differenza tecnica di quest'oggi tra Calotti e il tiro taglia di Mario, 6-0. Mi stavo un po' distraendo, mi sembrava che le giocatrici volessero impostare l'azione in maniera lenta, in realtà non è stato così. Sesto gol per l'Italia, gioca una partita, ma neanche d'allenamento questa che stiamo vedendo. Tania Di Mario, lei che ha vinto anche la partita giovanissima, la prima squadra con cui è stato il Visnova, squadra che quest'oggi purtroppo ha conquistato la Serie 1 qui al Pala Enel Marco Galli. Fallo semplice su Song, poi la mancina Lu gioca dietro dove c'è Wang non tira mai, poi il tiro, c'è la parata di Laura Teani che è entrata in questo terzo tempo. Laura Teani, il portiere del Padova, anche se lei è nativa di Bergamo, ha parato questo tiro. Di Mario potrebbe tirare quando vuole e su qualsiasi parte della porta. Lancio lungo, un po' avventato verso Radicchi, questo lancio non c'era, ancora Di Mario. Tania guarda in mezzo, si va da Frassinetti, rigore per l'Italia, per la squadra del commissario tecnico Fabio Conti. Rigore conquistato da Teresa Frassinetti, credo che a fare fallo sia stata Tian, Gianning Tian.
va a battere Emmolo, l'orgoglio di Imperia contro Peng. Giulia Emmolo, 7-0. Palla da una parte, portiere dall'altra, tutto facile per la giocatrice classe 91, campione d'Italia, visto che la formazione giallorossa dell'Imperia ha conquistato lo scudetto, vincendo in tre gare davanti ai propri tifosi che sono impazziti di gioia sia nella vasca di Imperia che in tutta la città ligure. Wang, tanto non tira Wang. Palla dall'altra parte dove c'è Jai, tiro sul fondo, bel tiro di Jai. Yin Jai ha provato a fare gol, ma la conclusione è terminata lontano dalla porta, difesa da Laura Teani, una delle migliori giocatrici per il Padova. Occhio a Di Mario, bel passaggio, no look verso Emmolo. Radicchi si guarda, viene marcata bene dalla difesa cinese. Emmolo traversa, palla ancora azzurra, Radicchi, Federica Radicchi, la giocatrice classe 88. Emmolo, Bianconi che è rientrata dopo essere stata lontano dalla vasca nel secondo tempo. Radicchi, Emmolo, il tiro, Giulia Emmolo alla narve. Giulia Enrica Emmolo ha segnato l'ottavo gol, 8-0, ha timbrato settimo e ottavo gol per l'Italia. Cambia tutti, Fabio Conti in panchina, mischia nuovamente le carte il commissario tecnico romano. 8-0, speriamo a questo punto che la Cina riesca a fare almeno un gol in questo incontro, poi magari più tardi vi illustrerò su come è nata la pallanuoto nello stato asiatico e il suo successo immediato nel giro di un paio d'anni, soprattutto in occasione delle Olimpiadi casalinghe disputate a Pechino nel 2008. C'è il fallo sulla mancina, Lin, poi Sun, due finte, non tira nessuno, Lin, ancora 4-5 finte, non sarebbe mai entrata in porta questa palla e Laura Teani forse sbuffa un po' perché si vorrebbe mettere in mostra per dimostrare il suo potenziale a Fabio Conti e trovare magari un po' di posto nelle partite degli europei. Primo girone che sarà importantissimo perché sarà difficile per la formazione azzurra. Quirolo, poi il tiro, Arianna Garibotti, 9-0. Continua il monologo italiano, 5-12 da giocare nel terzo tempo. Esordio azzurro agli europei il 16 luglio contro la Francia, dovrebbe arrivare una vittoria. La Francia più o meno secondo me a livello di questa Cina, anche peggio. Poi due partite importantissime contro la Russia e contro la Spagna. La Russia è una delle squadre più forti al mondo, ha dato sempre del filo da torcere all'Italia. La Spagna è campione del mondo, l'ha vinto l'anno scorso nel 2013 a Barcellona, ha vinto il mondiale disputato in casa. Si gioca ancora tutta solo il tiro, Lin, para Teani, non c'è forza, non c'è precisione, si vanno solamente ad esaltare, insomma mica tanto, le doti di Laura Teani, il portiere classe 91 che nella gara 3 dello scudetto ha ottenuto come in pagella 9,5. Motta, diverse finte, deviata la conclusione da Sun. Gloria Giachi in posta. Motta, Barzon, entrata adesso, passaggio sbagliatissimo di Laura Barzon, altra giocatrice del Padova. Poi il fallo su Giachi, sinistro-destro per Gloria Giachi. Motta, in mezzo da Palmieri, fallo di Palmieri. Mentre prima, devo dire la verità, ho sbagliato, la finale scudetto non è stata giocata dal Catania, dall'Orizzonte Catania, ero abituato a vederle sempre in finale, sempre vincere.
ha giocato il Padova, che ha battuto incredibilmente l'Orizzonte Catania in semifinale. Lu si va al centro, blocca Palmieri, ci ha messo la mano sinistra e non ha permesso alle giocatrici cinesi di fare un tiro in porta che sia uno. Teani, lancio lungo verso Quirolo, si ferma Elisa, c'è il fallo di Lu dietro per Silvia Motta, ancora la giocatrice nativa di Laveno, un paese vicino Varese. Quirolo, poi c'è Giachi, ancora protagonista in mezzo da Palmieri, uomo in più per il 7 rosa, espulsa Song. Quirolo, Giachi, Elisa, Quirolo, la giocatrice del Rapallo, Motta, Giachi, di nuovo la Fiorentina, poi Barzon, Quirolo, Motta, Barzon, nessuno tira, sta rientrando la giocatrice cinese, che tiraccio di Silvia, è stata Silvia, no, Aiello, Rosario Aiello, che aveva giocato prima come centropova, poi è uscita sull'uomo in più per tirare in posizione solitaria dai 4 metri. Attacca la Cina, non con chissà quale qualità e chissà quale voglia. Song, la giocatrice espulsa nell'azione precedente. Sempre 9-0 qui al Palais nel Marco Galli. Butta la palla alla Cina perché l'azione è terminata. Può giocare l'Italia cercando di fare decina. Quirolo è sola. Giachi è sola. Lancio tardivo di Teani. Poi c'è Barzon, tiro Laura. Barzon, 10-0. Azione tutta padovana tra Barzon e Teani. Ha segnato la giocatrice che è da poco nel giro della nazionale di Fabio Conti. Peccato, c'è anche Giachi dall'altra parte tutta sola, ma dai, forse Teani ha preferito servire la compagna di squadra. Sono due le giocatrici del Padova presenti nel 15 di oggi ed hanno fruttato il decimo gol del 7 rosa. 2:13 da giocare, praticamente sono stati 4 tempi di garbage time qui a Civitavecchia. Wang ha passato il pallone a Van, la mancina, poi May, Van, tenta un tiro Van, per favore, tiro facile Barzon, non c'è forza, non c'è cattiveria nei tiri delle giocatrici cinesi. Teani per Quirolo, si può andare ancora in porta, Quirolo, largo dove c'è Barzon, si è bloccata l'azione, Palmieri vorrebbe il pallone e lo trova, forse tira subito Valeria Palmieri, tiro sul fondo. Forse c'è stato un tocco di una giocatrice in calottina blu. Indipendentemente dal quale, si riparte con l'azione imbastita dalla nazionale allenata da Riccardo Acevedo. Il fallo su Quirolo, nessuno chiama più time out. 1:30 alla fine del terzo tempo. Wang, la mancina Van. C'è tutta sola da questa parte May, fuori gioco. Incredibile ingenuità di May, che poi slotta un pochino, si allaccia con Palmieri, che adesso nuota rapidamente per andare a stabilirsi nella sua posizione di centropoa. Giachi, 1:07 da giocare, Silvia, no, c'è stato il gol della nazionale azzurra. Laura, Barzon, 11-0. 11-0 per la nazionale azzurra. La papera incredibile di Peng mi ha fatto togliere gli occhi dalla partita, ma ha segnato Laura Barzon. C'è stata l'indicazione dell'arbitro Riccitelli. 11-0 la situazione, secondo gol per Laura Barzon, fallo semplice su Jan che è rientrata in acqua,
poi ancora un fallo su Lu, in mezzo facile, uomo in più per la Cina. È una delle poche situazioni in superiorità numerica per la Cina, 47 secondi al termine del terzo tempo. Time out richiesto da Riccardo Acevedo, che nella conferenza stampa organizzata dall'NLSNC ha avuto ottime parole nei confronti di Civitavecchia e del Civitavecchia. Uno dei suoi ricordi all'inizio della sua carriera è stato un torneo internazionale che ha giocato nella piscina di Largo Galli, allora Largo Caprera, ma in quella vasca giocava Marco Galli, il giocatore più forte della storia rossoceleste, ed ha conosciuto molti civitavecchiesi in quell'incontro. Poi ha avuto anche l'esperienza tra le file dell'Ortigia Siracusa in compagnia di Marco Pagliarini, attuale coach tecnico dell'NLSNC, oggi rabugliato per la sconfitta contro il Visnova nella gara 3. Terminato il time out, le giocatrici si vanno a sistemare, 11-0 il punteggio, speriamo almeno in un gol della Cina da qui alla fine, anche se abbiamo visto pochissimi tiri in porta. Teani e Gorlero hanno avuto una giornata splendida, vorrebbero viverla così anche agli europei di Budapest. Wang, poi c'è Chen, Mei, ancora Mei riprende il pallone dopo il passaggio, Mei il tiro, deviazione incredibile di Cotti sulla linea di porta, Teani non ci sarebbe mai arrivata. 28 secondi da giocare, ultima azione azzurra, Garibotti, gioca anche lei col pilota automatico come Fabio Conti, il fallo su Cotti, in mezzo dove tenta di liberarsi Frassinetti, Frassinetti va in porta, Teresa Frassinetti, 12-0, ha segnato in pantofole Teresa Frassinetti, in pigiama, magari in compagnia delle sue amiche, davanti a un buon film romantico. Ha segnato Teresa Frassinetti, la giocatrice del Rapallo, classe 85, anche lei ha vinto l'oro agli europei del 2012, anche se all'epoca era centropati riserva, centropati titolare era Elisa Casanova, adesso non gioca più in nazionale, gioca solamente con l'Imperia. Fallo in attacco di Tian, no, anzi è stato Xiong. Ancora un fallo in attacco quando manca un secondo e mezzo al termine del terzo tempo. Non giocherà la Cina, forse tiro all'improvviso. Terzo tempo, dalle statistiche, Italia 12, Cina 0. L'ultimo scatto di questo incontro tra Italia e Cina. Da una parte esce Yan, ma a prendere il pallone ci pensa Alexandra Cotti. Fallo semplice, espulsione. Si lamenta un po' Yan, che è stata espulsa dagli arbitri. Si va subito con l'uomo in più, e non vi ripeto la solita frase di Failla in questi casi, ve la evito, magari la sta dicendo qua sotto di me che sta facendo la telecronaca in diretta per Rai Sport 2, Di Mario, poi Bianconi, Radicchi, Bianconi, dall'altra parte dove si gioca con Tania Di Mario che prende il pallone adesso, Radicchi, deviato il tiro, murato, bella deviazione, Di Mario forse tira, si va da qua da Bianconi, Roberta Bianconi, 13-0. Niente, quello che devo dire sulla partita l'ho detto. Vi dico che nelle pause tra un tempo e l'altro si sono esibite le ragazze del nuoto sincronizzato della direttrice Susanna De Angelis e del suo staff. La prima esibizione ha visto in acqua Veronica Benedetti, Alessia Persichini, Cleo Giorgi, Ambra Ciardiello. Qua mi hanno scritto un po' male, forse mi vogliono fare uno scherzo. Poi ve li dirò più tardi i nomi delle altre ragazze, perché si sta giocando. Pallone recuperato? No. Pallone tenuto da Lu, che lo passa a Mei. Yan cerca il fallo, lo trova, fallo semplice di Cotti che poi parte in controfuga. È terminato il tempo a disposizione della squadra di Riccardo Acevedo, il Rick. Lancio lungo di Bianconi, si va qui dove in mezzo c'è Frassinetti, Teresa Frassinetti, 14-0. La seconda esibizione del sincronizzato invece ha visto in acqua
Allora, ci sono solo due gruppi, perché le ragazze del primo gruppo si sono esibite anche nella terza esibizione. Il secondo gruppo formato da Elisa Pagliarini, Martina Mastropietro, Martina Corbo, Debola Fadda, Claudia Bonamano, Giorgia Martinelli, Chiara Corridori, Silvia Marchetti, Sara Tani e Sara Corsi. Questi sono i nomi delle ragazze, delle bambine che si sono esibite. Credo al prossimo anno cominceranno a fare delle gare agonistiche. May al centro, prova a liberarsi, finalmente un'azione buona al centro della Cina con Jai. Gioca la Cina il pallone per Chen. Da questa parte c'è Niu che è rientrata in acqua. Chen si lotta tutti sulla linea di 2 metri. Gol, gol. Yi Wen Lu, primo gol della Cina a 6 minuti e 20 dalla fine. Lu, primo gol della Cina. Alla fine ci sono riusciti, si sono buttate tutte dentro. Un'insalata russa più che cinese. Alla fine è giunta la prima segnatura da parte delle asiatiche con gli occhi a mandorla. Falli in attacco? Forse no. C'è stato in realtà il fallo semplice, ancora un fallo semplice su Queirolo. Giachi, ancora l'Italia che attacca con Silvia Motta che subisce il fallo da Jai. Silvia Motta forse tira subito, Motta, bara, parata di Chen, Peng, Cheng in realtà è il difensore veloce della Cina, Peng invece è il portiere, Lin Peng, parata della calottina rossa cinese, Queirolo, Motta, c'è stata l'entrata al centro di Emmolo, forse la beduina, l'espulsione, uomo in più per il 7 rosa, grazie all'espulsione di Mei, espulsione conquistata da Aiello, Queirolo, Motta, Barzon, Emmolo, traversa di Emmolo, ancora Barzon, si gioca ancora con l'Italia in attacco, che va a stazionare sotto la porta di Peng. Motta, tiro, para ancora Peng, parata alta, tiro centrale ma sul 7, tentato da Silvia Motta, la giocatrice del Firenze che ha segnato 40 gol nel campionato di quest'anno di Serie 1. Barzon, il fallo su Giachi, fallo semplice, lo deve battere Motta. Il fallo fatto da Jai, Motta, forse tira Motta il tiro, palo di Silvia Motta, ci ha provato il bomber, che però non è andato ancora a segno quest'oggi, forse voleva tentare la conclusione personale. 14-1, 5 minuti al termine di questa partita, non proprio bellissima. Emmolo ha perso la gallottina, c'è il fallo su Niu. Mei, gioca da dietro, c'è l'entrata di una giocatrice che sta sott'acqua e non la vedo. Fallo ancora semplice, entrata, deviazione, passaggio brutto di Mei, l'entrata era stata di Jai. Timeout richiesto da Fabio Conti, 4:40 sul cronometro. Fabio Conti cambierà qualcosa e dirà di fare degli altri schemi, altrimenti non si spiega il fatto che abbia chiamato timeout in una partita ormai decisa. Sono 20 le giocatrici che si stanno allenando nella formazione azzurra, 13 di queste verranno convocate per gli europei di Budapest di cui abbiamo parlato precedentemente. Italia e Cina si sono affrontate poche settimane fa, innanzitutto diverse volte hanno svolto dei common training, visto l'amicizia e il buon rapporto tra le due federazioni e tra Conti e Acevedo. Si sono affrontate nella World League che si è svolta qualche settimana fa in Cina e l'Italia ha vinto entrambe le partite giocate sia nella prima fase che nella semifinale, poi la nazionale azzurra ha perso nella finale contro gli Stati Uniti con un'ottima Stephens che è stata la protagonista di quella partita, Maggie Stephens, in realtà si chiama Margaret all'anagrafe. C'è l'azione giocata da Giachi che si è presa molte responsabilità, il fallo su Motta, Giachi in mezzo da Palmieri, tiro, bel tiro di Palmieri, quasi alla Miškovic più che alla Romiti,
Quirolo va a battere, 4:28 sul cronometro. Barzon, Giachi, il fallo su di lei. Ancora un fallo su Silvia Motta. Passaggio non proprio perfetto al centro, la palla è stata data sulla mano. Non ha potuto controllare il pallone Rosario Aiello. In questi casi il pallone va dato sull'acqua nelle vicinanze del centro a po', in modo tale che il terminale offensivo dia la scrollata al difensore avversario e possa intervenire sul pallone indisturbato. Questa volta il pallone è stato dato sulla mano, il tiro, non c'è il gol, fallo in attacco forse del centro boa, Chen, e c'è l'azione, Aiello va in porta, si guarda intorno, Rosaria, Aiello, 15-1 a 3:51 dal termine della partita. Per Rosario Aiello è il primo gol quest'oggi, questa amichevole. Rosario Aiello, classe 89, ha girato molto, l'ha cominciato nel Mediterraneo, squadra di Catania, che ha giocato tra l'altro i playoff di Serie B con la Coser, ma la squadra gialloblu ha vinto in maniera abbastanza agevole. Poi la formazione di Fabio Cattaneo ha conquistato la promozione in Serie 2 dopo un anno di purgatorio, poi ha giocato con il Padova e con l'Ortigia, ha vinto uno scudetto con l'Orizzonte Catania. Il tiro di Chen sul fondo, palla che finisce fuori in corsia 5. Rosario Aiello che ha vinto uno scudetto, ha fatto parte anche del team che ha conquistato l'oro agli europei del 2012. Passaggio lungo non proprio preciso per Silvia Motta di Laura Teani, si ferma la giocatrice del Firenze. Poi Giachi, fallo in attacco, si è mossa troppo Palmieri, che infatti si lamenta un po' con se stessa. 3:21 al termine di questa partita, purtroppo non tra le quattro partite giocate dalla Nazionale a Civitavecchia, 3 del 7 bello, 1 del 7 rosa, questa sicuramente non è stata la più bella. Jai, fallo semplice, fin troppo semplice, ad opera di Palmieri, fallo in attacco, Chen si muove un pochino troppo in attacco, già il secondo fallo consecutivo in attacco che fa negli ultimi minuti. Siamo sotto i 3 minuti, poi l'Italia vincerà questa partita e se ne andrà a riposarsi in albergo. Passaggio al centro, rigore per l'Italia, conquistato da Palmieri, il fallo di Lu e il bel passaggio di Aiello. Vediamo chi andrà a battere, credo sarà Palmieri che va Barzon, c'è Barzon, ci prova lei a fare il secondo gol anzi il terzo gol quest'oggi, già segnati due, il gol da 10-0 e dell'11-0. Barzon contro Peng, quarto rigore della giornata. Para Peng, secondo rigore parato da Lin Peng, la migliore in campo decisamente quest'oggi per la formazione Made in China. Jai, 2:40 sul cronometro, si va al centro dove Motta va a intervenire, fallo semplice, non è Motta, l'ho riconosciuta, non è Motta, è Giachi. Fallo, espulsione, Giachi nel pozzetto, gioca la Cina con Lu, Jai, e poi lui da questa parte, in realtà era stata Niu a fare il passaggio, Lu, Chen. È Lun. Tiro gol. Ha segnato Yi Wen Lu per il gol del 15-2. Perdonate la confusione, ma è difficile capire la sistemazione delle giocatrici cinesi che cambiano spesso ruolo. Ogni gol cambia almeno 3-4 uomini. A se vede, è difficile capire la situazione. Ha segnato lui, ha fatto entrambi i gol, è stata l'unica giocatrice della Cina a segnare quest'oggi. Riprende il gioco, 2:10 al termine, un pochino di soddisfazione per Yi Wen Lu che ha segnato le due reti della Cina quest'oggi. Motta si va in mezzo da Emolo fa l'entrata alla Foschi, Emolo non controlla il pallone, poi va a raddoppiare Jai che interrompe l'azione della nazionale azzurra, il 7 rosa. Jai tiene spesso il pallone, la giocatrice cinese Yin Jai,
C'è il fallo su Lu. Jay Lu. Al centro sta lottando Chen. Espulsione, palla richiesta dagli arbitri, forse ci sarà un'espulsione. Espulsione, finita la partita? Un cartellino rosso, incredibile. Incredibile, palla in Marco Galli. Lu deve abbandonare la partita. Riccitelli senza esitazioni ha comandato l'espulsione. E la palla logicamente è dell'Italia. C'è stato un colpo. Lu è espulso. Ha finito proprio la partita. Decisione coraggiosa di Riccitelli, di Stefano Riccitelli. Forse c'è stato un colpo a gioco fermo, infatti Acevedo è arrabbiatissimo in panchina. Ci sarà un cambio con sostituzione, è stato questo il segnale di Riccitelli. Non brutalità. Può giocare l'Italia a un minuto e mezzo dalla fine. Queirolo, Motta, Queirolo, Barzan forse tira, ancora Queirolo, ci può provare lei, Barzan, ha spazio ma gira dall'altra parte per Emolo, poi Motta, Queirolo, qualcuno deve tirare però, non tira nessuno, Barzan gli soffiano il pallone, anzi le soffiano il pallone, Barzan, Motta, tiro della disperazione, come se l'Italia fosse sotto, in realtà è avanti di 13 gol. Time out richiesto da Riccardo Acevedo. Il movimento cinese si è sviluppato non spontaneamente, ma perché ci dovevano essere le Olimpiadi di Pechino, e allora, siccome la Cina giocava in casa, doveva schierare assolutamente una formazione già qualificata alla fase finale della rassegna 5 cerchi, ha deciso di puntare forte anche sulla palla a nuoto, trovando delle giocatrici capaci di giocare in nazionale, di tenere testa alle formazioni più quotate nel mondo. Stessa cosa hanno fatto la Gran Bretagna poi nelle Olimpiadi di Londra, e sta facendo il Brasile, che tra l'altro ha preso anche Ratko Rudic come allenatore in vista di Rio de Janeiro 2016. Ottimo risultato alle Olimpiadi, partita benissimo la Cina, che poi si è un pochino spenta nel corso del proseguimento del torneo. È arrivata quinta nell'Olimpiadi di Pechino nel 2008, poi qualche buon risultato. Elena Gigli, che ha giocato in nazionale ma quest'anno si è trasferita in Australia per motivi di lavoro, è rientrata in Italia, potrebbe giocare il tiro, gol! Chen, qui, lì, Chen, terzo gol della Cina. Dal centro si è mossa bene, due volte si è mossa con il fisico. E le hanno fischiato fallo contro, stavolta ha segnato, buon per lei. Elena Gigli che tornerà a giocare in Italia l'anno prossimo, ma potrebbe essere schierata, forse questo è uno dei dubbi che corrono sulla schiena dei tifosi azzurri. Cotti, Queirolo, 38 secondi al termine, Cotti fa da metronomo, Queirolo. Il tiro, Elisa Queirolo, 16-3, primo gol di Elisa quest'oggi, sì. Elisa Queirolo, nata a Santa Margherita Ligure, è un difensore, ha giocato anche con il Recco quando c'è stato il cambio di titolo dalla palla al Recco, dall'altro il Recco vinse lo scudetto qui a Civitavecchia nella Final Four disputata al Pala Enel Marco Galli. Ha vinto anche una Supercoppa Europea e una Coppa dei Campioni, due scudetti per Elisa Queirolo, stavo per dire Elena per la seconda volta. Yan Niu, 15 secondi al termine, Cina che terrà il pallone fino all'ultimo, ancora fallo in attacco di Chen, Willy Chen ha fatto fallo in attacco, 11 secondi, forse l'Italia tenta l'ultimo tiro, c'è la controfuga di Emolo va in porta, pallon bella, para bene Peng, 3 2, 1, termina la partita al Pala Enel Marco Galli, è finita. L'Italia e il 7 rosa di Fabio Conti ha battuto la Cina per 16-3.